che po***o in ritardo. Allora Raffa, dai, sei pronto per bagnarla per la prima volta? Ma che bagnarla, fammi chiamare il tipo, va, che quello lì, mo... Che pazienza che ci vuole, che pazienza, già non ho dormito. Perché non dormo. Quando devi fare una... Quando devi fare un acquisto importante. Molto importante. Io domani, perché domani c'è la Jeep, lo sai. Sì, quindi tu compri la Jeep, e io che cazzo compro? Compri... Io ho comprato le pinze dei freni. Prima uscita. Pronto, Luigi, ciao. Ti ho mandato ho studiato a memoria tutto il libro uso e manutenzione, il manuale officina. già sai. Si è tagliati i capelli apposta. Ha lucidato il bancomat, il libretto degli assegni. No, sto facendo il bancomat non ce l'ha. No, me l'hanno ridato in banca, l'ho lasciato dentro la macchinetta. Oggi ho chiamato, gli fa, ma lei chi è? Di che colore è la sua carta? Ha lucidato le scarpe e non ha messo però il coso per cambiare. E poi ha fatto allenamento tibia perone quadricipite per accendere l'IQ. Perché sa già che si accenderà dopo la decima o la ventesima tirata. Una villetta mi ricorda qualcosa. Mi ricorda anche un certo Langiulli. Già. In che senso un certo Langiulli? Uscì da quella. Da questa rampa, da una rampa simile, con un G6. Mamma! Gli occhi della gioia. Un bambino. Ma che bella che è. La tosta è bellissima, che colore è bellissimo. Ma a me piace di più bianco e rosso. A me piace anche così. Bianca e rossa. Poi quelle molle gialle. Bianca e rossa la prenderò io e tu che colore prendi? Oh, non lo so, quello che capita. Oh. Ma è il tuo cane, però. Attenzione. Questo rumore qua del cuscinetto. O c'è del materiale dentro la campana dello statore. Quando parte lo riapro. Per tirare apri un po' per... l'aria adesso tu l'hai tirata? Adesso sì. Quindi quando richiudi l'aria la tiri fuori? Adesso è finita, sì. E la chiude e va bene. Ha iniziato a piovere. Con questa l'olio non gliel'hai mai cambiato. Andiamo? Vai? Dai, dai, là c'è sto cazzo. Cazzo la porta. Cioè, è una moto dove è il muro e cazzo la porta. Andiamo, direte a far benzina al primo benzinaio che c'è. Ciao, alla prossima. Ciao. I primi chilometri col suo nuovo XT600. Guarda che postura. Postura davvero cross. Molto eretto come sgasa. Casco da pista con scritta follia, che potrebbe essere polizia. Questo glielo monto per il suo canale, così gli do il canale. Là quale canale? Canale di scuola? No! Wow! Vai, piedino fuori in penna. Prima che... No, meno male che l'ho ripresa. Cosa hai fatto? Non frenava. Cosa ha fatto? Porca bellissimo! Quello che ha detto, non ha visto che è rosso. Ancora più piano e ancora più prudente. Silenzio di gruppo.
benzina quando in tennis non va più benzina al carburatore. Ma senti che odorino che arriva di qua. Buono? Minchia. Odori di una volta. Dai, fammi vedere l'accensione, che non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo ripresa. Vuoi dire gli squat? Zero, venga. Qui della fiera. Che cosa è che ha fatto? Quello è uno degli ultimi rumori che sentirai. No, dai, non pensare che è bussato. Comunque la carburare, ragazzi, sto ferma quanto tempo? Quanto è bella? Vai, mettiamola in box. C'ha pure l'abbagliante. Minchia, anche l'abbagliante. Devo mettergli le frecce, che palle. Ah, non vanno? Ma va, zio. Oh, zio, ho pagato 1350 euro, mica l'ho pagata 2550. Minchia, con 1350 euro prendevi il Gilera Runner 250 elaborato. Cioè, tu, aspetta, hai detto Gilera Runner? Cioè, tu, motociclista, parli di scooter. Ma fammi capire, ma che personaggio sei? È lo scooter più bello del mondo, poi. Ho capito che non ti compri questi, ti compri il Max. Fattice comunque. dove cazzo la mettiamo? Dove la mettiamo sta cosa? Ah, il motore! Ah, allora, ma da dietro, dici? No, non ci sto. Dai, che ce la fai, Hai visto? Zio, è un giocattolo. Bella foto. Questo è un box! Di cosa stiamo parlando? Ecco, adesso mi verrebbe da mettere come la mettita all'incontrare sotto il video. Quando apri la... Dai, andiamo a mangiare. Ah, quindi stai con noi? Sì. Oh, compro tutto. Ha venduto tutto, prego. Dai, va bene. Oh, grazie, Crafty, veramente. Mamma, pucci di benzina. Grazie che mi hai salvato dalla prima giornata. Grazie. Prima giornata già salvo. Stavo già facendo il... Sai che questo video arriverà tipo a 100.000 views? Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è la cosa più bella del mondo, cioè. Poi c'ha pure il portaoggetti di pelle vera, questo qua è pelle di bovino equatoriale. Complimenti. Bovino, che abbiamo fame. State calmi, che qua, mente locale. Festeggiamo con un hamburgerino. Hamburgerino paga, signor? Piazzola. Mi sembra come minimo. Comunque sembro troppo basso. Sono rovinato oggi. Vai bello. Sono due mesi. Alla prossima puntata, prossimo acquisto. Ah, ma le chiavi c'è. Saluta i follower. Ciao Flollowell. Ciao. Mettilo bene, più forte che puoi. Mettilo a te, vai. Non va bene. No, già hai fatto fare un tic. Ah, vai. Quel tic così. Hai visto? No. Dobbiamo. Devi andare convinto. Ho messo lo start, ritirato lo start. Anche io voglio imparare, sono qua perché poi sono personale. Allora, vai giù tutto. Quando giù tutto, tiri su. E qua. Tu vedi che è una vuota? Sì, a vedere tutto, no, ragione, una vuota secondo secco. Una vuota
secondo scarpe. Ma è quelle scarpe che hai tu che non hai. In effetti non sono molto scarpe da cross. Timberland boots in alto quarto sull'asfalto. Sarò sempre sicuro di avere i miei piedi al caldo. Abbiamo trovato anche l'uomo dei cantieri che si è distaccato un attimino dal suo lavoro quotidiano. Dai, una bella... Dai, Fra! Ora vai giù, vai giù. Ascolta i consigli. Ce l'ha fatta. Bravo, bravo, grazie, zio.